Sono Giuseppe Fallacara, docente di progettazione architettonica presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Architettura del Politecnico di Bari. Sono presidente dell'associazione culturale New Fundamental Research Group, gruppo di ricerca affiliato al Politecnico di Bari che si occupa della diffusione della cultura della progettazione architettonica e del design nel rapporto tra tradizione e innovazione. Ringrazio l'Istituto Nazionale Sostenibile Architettura per avermi invitato al progetto Esterno Giorno, idee e pensieri per lo spazio che verrà. Pensieri e parole in libertà al tempo di quarantena causato dalla pandemia del coronavirus. Vorrei rispettare il tema del progetto, anzi due temi su cui riflettere. Il primo, l'attesa e il tempo sospeso. Il secondo, la distanza e il contatto. Dal mio punto di vista, l'attesa e il tempo sospeso fanno riferimento al concetto di ritmo. Sospendiamo il ritmo di qualche evento, oppure attendiamo che si riavvii il ritmo, se vogliamo anche il ritmo cardiaco. Ma chi detta il tempo del ritmo per cui si possa sospendere o attendere? Il ritmo cardiaco è, per esempio, parte dell'uomo, della natura, che presuppone la pausa, il rallentamento o l'interruzione con la morte, o anche la pulsione iniziale con la vita. Ma c'è un ritmo anche non umano che ci impone di non fermarci mai assolutamente. Quindi distinguerei il ritmo del tempo umano con il ritmo del tempo della macchina. Il tempo umano dal tempo della macchina. Il tempo della macchina non può presupporre la pausa. Una macchina industriale non deve fermarsi mai, mentre l'uomo deve fermarsi. Sicuramente negli ultimi tempi il tempo della macchina ha avuto il sopravvento al tempo umano e ce ne siamo accorti proprio ora. Grazie a un virus pandemico, sembra assurda la mia definizione, abbiamo scoperto che la grande macchina del tempo può fermarsi, creando certamente grandi problematiche economiche e sgomento psicologico, ma riportandoci alla nostra dimensione umana, fatta di necessarie pause. Pause che, se vogliamo, ci costringono alla riflessione. Riflettere in solitudine è un'operazione molto difficile perché ci costringe a stare soli con noi stessi e a guardarci dentro. Per fare il punto della nostra vita, mettendoci di fronte a delusioni o frustrazioni o a rivivere momenti felici con la memoria. Riflettere con il proprio io significa essere a distanza dagli altri e in contatto con noi stessi, in una condizione scomoda, che mi porta a riflettere sul secondo tema, il rapporto tra distanza e contatto. Ristabilire un sano contatto con noi stessi significa essere veri con se stessi, nel rispetto della propria identità. Riequilibrare se stessi significa riequilibrare la propria posizione nel mondo, nel giusto contatto con la natura, nel rispetto di tutte le diversità e di tutte le identità. Distanza e contatto sono termini antitetici che abbiamo tutti sperimentato nel luogo umano per eccellenza. La nostra casa, la mia casa, fatta di pietra e materiali naturali. Dal mio punto di vista, il primo luogo da cui muovere ogni tipo di riflessione sul cambiamento in architettura è proprio la casa. Abbiamo tutti preso contezza del nostro secondo corpo, la nostra casa appunto, con cui abbiamo dialogato, abbiamo litigato, abbiamo fatto pace. Abbiamo tutti fatto l'esperienza in casa del contatto con il mondo esterno. Tramite il moltiplicarsi di videoconferenze o di operazioni di telelavoro, ci siamo ubriacati di ore e ore interminabili di contatti virtuali che rappresentano il nuovo paradigma che scandirà il tempo del nostro nuovo lavoro. Ripenseremo case più comode, molto probabilmente, dopo aver riflettuto, con camere del telelavoro più ergonomiche, più funzionali rispetto a uno schermo e una scrivania. Così come esistono le camere da letto, le camere, la cucina, ripenseremo anche il luogo per il telelavoro. Ripenseremo il nostro tempo da dedicare al lavoro e alla famiglia in casa, allo sport in casa, alla lettura in casa, alla musica e così via, tutto in casa. Ridefiniremo il concetto di casa, sicuramente. E perché no, una nuova dimensione familiare in ogni luogo del territorio nazionale. Anche tutti questi paesini, borghi o villaggi abbandonati della nostra Italia, grazie alla smaterializzazione del lavoro e alla materializzazione di una nuova umanità che possa dialogare con la tecnologia in maniera costruttiva e a misura d'uomo.
Attendiamo quindi tutti quanti il tempo in cui il contatto umano con la tecnologia possa annullare tutte le difficoltà della distanza, al fine di ristabilire un nuovo umanesimo del futuro. Grazie.